Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Focus TG, il nostro programma un po' di approfondimento, un po' comunque di cronaca che ogni giorno vi accompagna dalle 12 alle 13.30. Stiamo in compagnia per raccontarvi quello che accade a Nord-Est e nello stesso tempo, insomma, voi fate compagnia a noi seguendoci e cercando poi di raccogliere quello che vi serve, quello che vi interessa, delle tante cose che vi diremo e dei tanti fatti che vi racconteremo da qui alle 13.30. Tra poco, tra l'altro, andremo a Venezia, andremo a Palazzo Valbi, che è la sede eh, della, della Regione Veneto, della Giunta e eh, del Presidente, che lì hanno gli uffici, eh, perché ci sarà anche il ministro Nordio a fianco di Luca Zaia. Eh, in un incontro con la stampa c'è un protocollo da firmare, un importante protocollo, e eh, poi ci racconterà tutti l'area Marchiori, quindi siamo un po' anche in attesa di collegarci proprio in diretta con Palazzo Valbi tutte le altre nostre dirette, quindi tutte le altre eh, possibilità di collegarci con le redazioni eh, del, di Media Nord-Est eh, sul territorio per raccontarvi della cronaca. Un'occhiata senza uscire dallo studio, ma in un certo modo usciamo virtualmente per vedere qualche titolo dei principali eh, siti di informazione. Partiamo da Repubblica, Repubblica eh, si occupa soprattutto di politica con la retromarcia sul MES. Solo quattro mesi di stop. Dallo scontro in maggioranza esce sconfitta la linea dura di Meloni e Salvini. E poi ancora il patto sui migranti con la Polonia e l'Ungheria che si oppongono. Salta l'intesa al vertice dell'Unione Europea. Meloni prova a mediare e incontra Orban e Morachievci. Per quanto riguarda invece un sito più locale, che è quello del Gazzettino. E il Gazzettino ci racconta di quello che è accaduto questa mattina, perché c'è stato un incidente a Canazei e vedete bene l'immagine drammatica con un furgone che è uscito di strada, è finito nella scarpata. Ci sono sei feriti, quattro dei quali gravi, tra cui un undicenne, un ragazzino di 11 anni. Quindi questa è la notizia diciamo, di, di cronaca. E poi ancora, orrore in casa, siamo nel veneziano. Patrigno Orco fa regalini alla figlia quindicenne della compagna in cambio di sesso. Poi lei si fidanza con un coetaneo e lui va fuori di sé. Bruttissima vicenda. Il Corriere della Sera che si occupa, eccolo qui, ancora del MES come Repubblica, d'altra parte quindi politica, con l'Aula della Camera però deserta, questo registra il Corriere della Sera, meno di 20 deputati, chiesta la sospensione di 4 mesi. E poi infine volevo mostrarvi anche, ve lo facciamo magari più tardi, vedere anche qualche altro sito eh, locale. E, um, sempre la cronaca ci porta anche a Verona perché è indagato per omicidio stradale il turista sloveno di 44 anni la cui auto è entrata in collisione ieri sera in corso Porta Nuova a Verona. Con uno scooter eh, su cui si trovavano eh, due 48 anni veronesi. Il passeggero della, della moto è deceduto all'istante, il conducente è ricoverato in gravi condizioni. La polizia municipale, che è intervenuta per i rilievi, ha subito informato il pubblico ministero eh, e l'uomo che guidava la macchina con la famiglia era in vacanza sul lago di Garda. Allora, come avete sentito, L'uomo è uno sloveno, un turista sloveno di 44 anni ed è indagato per omicidio stradale. Adesso con la cronaca usciamo dallo studio e andiamo a Padova, perché? Perché c'è stato un tentativo di furto, ancora l'ennesima spaccata a un negozio di biciclette la notte scorsa, tra il 28 e il 29 giugno, quindi l'altra notte. Un comando, e qua vedete le immagini che sono davvero impressionanti, un comando composto almeno da quattro malviventi, ha tentato di assaltare il negozio di biciclette 365 Bike Store di Via Romana ad Abano Terme. Le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza ci mostrano eh, l'esterno del negozio, i banditi che sono arrivati, avete visto, con un camion, un furgoncino e un'auto. Il camion prima ha sfondato il cancello, poi in retromarcia... Contro eh, la vetrina, cercando di abbattere però un dissuasore, cioè un dissuasore. Poi, come vedete, il portellone si è aperto e hanno tentato per altre tre volte di sventrare la, 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 la vetrata d'ingresso. Poi è scattato l'allarme, il colpo è saltato, la banda è, è stata costretta a fuggire. Il camion, danneggiato, è stato eh, abbandonato e ritrovato poi poco lontano nel quartiere di Giarre. È una vicenda sulla quale indagano i carabinieri, ma eh, sul posto, in compagnia del titolare del negozio, abbiamo in diretta Francesco Ratai con cui ci colleghiamo e allora Francesco raccontaci e soprattutto immagino eh, ci farai raccontare dal tuo ospite la, 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 la paura e anche la, la, sì, la, la tensione per quello che è successo. Buongiorno da Abano Terme, siamo nel parcheggio del 365 Bike Store, un negozio di biciclette. Perché siamo qua? Perché nella notte tra mercoledì e giovedì, i eh, soliti ignoti, i soliti predoni delle biciclette, potremmo definirli così, hanno provato un assalto anche qua, non riuscendoci. Vedete, qui c'è il cancello, in, l'ingresso eh, che è stato sfondato, dopodiché, eh, con un camioncino, un'altra auto e un altro furgone, hanno provato a sfondare le barriere che vedete di fronte a me per provare ad entrare. Lì non ce l'hanno fatta, si sono arresi, si sono fermati. Con me c'è Simone Grigolo che eh, appunto di questo negozio di biciclette, è uno dei due soci. Eh, Simone. Ehm, Scherzando prima dicevamo che siete diventati come delle banche. Buongiorno a tutti intanto, sì purtroppo sì, eh, la bici è un bene molto ricercato, molto appetibile quindi siamo diventati abbastanza preda di questi predoni, come dicevi prima, e l'unico modo che abbiamo è proteggerci il più possibile con qualsiasi sistema di anti-intrusione o di sicurezza. Fumogeni, paracarri, a volte funzionano come in questo caso, altre volte no, come i nostri colleghi a Badia Polesine che là sono riusciti a entrare. Invece, purtroppo, e... è un momento molto particolare. La cosa che fa impressione è che c'era un primo cancello che blocca l'ingresso e un'altra serie di dispositivi eh, anti-effrazione. Anzi, possiamo eh, muoverci verso il negozio. È la cosa che lascia. Sorpresi è che eh, nonostante tutte queste misure eh, i ladri ci provano. Assolutamente sì, purtroppo eh, il cancello era un cancello importante, un 6,5 metri e mezzo di cancello, io ipotizzo più o meno un 8 quintali di peso, sono entrati più o meno, da vedere dal video, dai, sui 50-60 km/h direttamente dentro, quindi anche bravi per la manovra assolutamente non, non facile, quindi lo fanno per lavoro, quindi se non lo fanno bene... Eh, si viene da sorridere noi adesso ci ridiamo la mettiamo, perché la mettiamo a ridere però è effettivamente drammatica questa cosa e, e in, come avete visto eh, dai video in un minuto e mezzo potevano veramente fare il disastro fortunatamente le barriere anti hanno funzionato e abbiamo sventato il colpo avete sventato però adesso ci sono delle manutenzioni dei costi da sostenere Beh, immagino un cancello di quelle dimensioni non costi poco e anche chi sta sistemando le altre eh, barriere eh, avrà bisogno di essere pagato. Assolutamente sì, fortunatamente le assicurazioni, perché comunque siamo tutti quanti assicurati, ci danno una mano. Anche quest'anno abbiamo dovuto chiamare una, un collega, un amico, per fare da guardiano, per eh, tenere d'occhio il negozio quando le... Eh, Cancello e le briere non erano ancora perfette, tornate in ordine. Eh, speriamo di tornare in pochissimo tempo alla normalità, quindi con tutti quanti i sistemi anti intrusione a posto, però ogni, cioè, ultimamente vai a letto sempre un po' con l'ansia, questo, questo sì. Un'ultima cosa, è la prima volta che succede in questo negozio. Allora, in realtà eh, in maniera così drammatica sì, eh, però è successo anche una, un anno e mezzo fa, forse erano sempre loro, non lo so. Eh, però avevano provato da dietro, ma con l'allarme che era saltato subito, eh, poi sono andati subito alla fuga. Quindi non avevano fatto nessun danno all'epoca, se non una tenda, ma vabbè, eh, cose veramente di secondo livello. Bene, io ringrazio Simone, gli auguro un in bocca al lupo perché queste cose speriamo non succedano e restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco, grazie al tuo ospite, andiamo subito a Venezia perché nel frattempo è iniziato l'incontro della stampa con Luca Zai e il Ministro Nordi, andiamo a Venezia. Dico che oggi intanto grazie al Ministro per aver accettato non solo di venire qui oggi e dedicarci del tempo, ma anche per aver dato la disponibilità e io questo è un ringraziamento che faccio di cuore. A mettere in piedi un'idea che sembrava folle, no? Oggi firmiamo un accordo che è primo a livello nazionale, che parte da un presupposto: un territorio come il nostro, che è il territorio delle 600.000 partite IVA, che è il territorio del secondo PIL nazionale, 180 miliardi di PIL. Fra l'altro, i Porta Nera, quelli che dicono sempre che le roba vanno male, anche è nato sul PIL, cioè noi siamo a più 3-9%, e inizialmente ci dicevano che sarebbe stato negativo. Cioè... Quindi sta andando bene. La garanzia di una, diciamo, della, della sicurezza e della giustizia in un territorio non prescinde dal fatto che la giustizia possa fun funzionare. E pensate solo all'aspetto civilistico, al fatto che ogni anno quando c'è l'inaugurazione eh, dell'anno giudiziario ci viene ricordato ad esempio che ci vogliono 6-7 anni per vedere l'alba di una causa civile piuttosto che tutto quello che l'ha arretrato sul fronte del penale. Allora, detto questo, uno dice dobbiamo dare una risposta ai magistrati che comunque fanno il diavolo a quattro, permettetemi che lo dica, per fare in modo che le cose funzionino. Io parlo dei nostri magistrati del Veneto. È anni che seguiamo questa, questa sfida che è quella degli organici, che è quella dell'efficienza, che è quella dell'efficientamento della macchina. La regione c'è sempre stata, per quanto possibile, nel senso che distaccando dipendenti, ma mi sento di ringraziare anche le altre amministrazioni che hanno distaccato dipendenti. Però si è accesa una lampadina, Ministro, della quale ti abbiamo parlato e, e di buon grado insomma, abbiamo detto sì, tentiamo questa sfida, che è quella di pensare di fare un accordo, oggi noi firmeremo un accordo quadro, che poi darà via a una serie di convenzioni e uno dice, siccome questa è una conferenza stampa, a qualcuno gli viene da chiedere, vabbè si sì, è solita roba, fanno la firma, eh, tartine, sprizze e olive e finisce lì, non funziona così, perché un istante dopo questa firma noi attiveremo già il primo provvedimento, ovvero che cosa è questo? Noi la magistratura ha bisogno di risposte sul fronte del personale, sul fronte dell'informatizzazione, della formazione, tutta una serie di, di convenzioni che poi a scalare andremo a fare, ma ce n'è una che faremo subito relativa al personale che è l'uovo di Colombo. Mettiamo a disposizione le nostre graduatorie e iniziamo con una prima graduatoria di 105 amministrativi, una graduatoria che fra l'altro sono di persone che sono lì nel limbo perché noi da lì non stiamo pescando scadrà il 13 giugno del 2024 e da subito il Ministero potrà pescare 100 amministrativi per chi? Per la giustizia del Veneto. Poi arriverà un altro gradatore per 300 nuovi lavoratori e questo ci permette di dire che siamo subito operativi. Quindi se qualcuno dovesse andare a casa con dubbio vuol dire che non ha capito. Cioè oggi i nostri dirigenti, ringrazio anche il capo di gabinetto il mio capo di gabinetto il dottor Meneghesso che ha lavorato assieme al dottor Rizzo e poi ovviamente ai rispettivi uffici oggi loro firmeranno l'accordo per pescare da questa graduatoria il ministero ha già dato disponibilità e questo aiuterà no, a andare avanti in questa battaglia il futuro quale sarà? che avremo le graduatorie comuni passiamo da ti diamo la graduatoria della regione a faremo la graduatoria comune cosa significa? che di fatto diventiamo una stazione appaltante in nome per conto di. Così si aiuta la magistratura in Veneto, così si aiuta la giustizia. Io penso che sia straordinario il fatto che il Veneto, come, come al solito, Ministro, arriva per primo. Questo lo possiamo, lo, possiamo, lo possiamo dire, beh, è un dato di fatto. Diventerà un modello, e quindi immagino, da, da, da quello che mi diceva il Ministro, che verrà poi ovviamente eh, diffuso a livello nazionale. Abbiamo la certezza dei nomi e dei cognomi di persone che si sono candidate al concorso, sono abilitate ad essere assunte e sono assumibili, non so se si possa dire assumibili, insomma sono ingaggiabili diciamo così e oggi questa graduatoria che noi mettiamo a disposizione ne ha 105 e questo è un modo di risolvere i problemi senza perdersi in chiacchiere e portare avanti tutto questo. Io ringrazio il Ministro ancora nuovamente per essere qui, lo ringrazio per l'attività. Insomma, di movimento se ne vede tanto, grazie Ministro. E io, a differenza di qualcun altro che si vergogna di dirlo, tra le tante robe, immagino che ce ne siano veramente tante da citare, ne cito una, grazie per l'abuso d'ufficio. Perché noi amministratori non possiamo andare avanti a fare i provvedimenti facendoci il segno della croce. Perché se uno è un ladro lo devi mettere in galera. Se uno lo fa col cuore, Covid-docet. Devi capire che lo sta facendo col cuore. In un contesto nel quale, ad esempio, il parere preventivo tutelante è molto nebuloso, perché se avessimo qualcuno che ci, ci mette il timbro su tutte le idee che abbiamo, uno dice: Beh, vado tranquillo. Ma non è proprio così. Quindi, siccome si parla sempre di leale collaborazione tra le istituzioni, questa dell'abuso d'ufficio una leale collaborazione tra le istituzioni. Grazie, Prego Ministro. Beh, eh, grazie per la vostra presenza, grazie per l'invito. Naturalmente prima di tutto al mio amico eh, Luca Zaia e eh, a tutti voi siete già stati ringraziati, quindi non ripeterò oh, il cursus delle, eh, delle cariche che meritano la mia gratitudine. Siete tutti compresi in un grande abbraccio. Potete comprendere l'emozione? Avendo esercitato per 40 anni la professione di magistrato proprio qui a Venezia, a pochi passi, per 20 anni verso il Ponte di Rialto, per 10 in Piazza San Marco e poi per gli ultimi in Piazzale Roma, quale sia appunto il sentimento di trovarmi ora da Ministro della Giustizia in questo luogo tra l'altro così solenne e così prestigioso? È sull'abuso di ufficio. Uh, io posso rassicurare il Presidente Zaia e tutti gli amministratori che eh, l'ipotesi dell'abrogazione è stata fortissimamente voluta dal sottoscritto, è stata una, mh, una conclusione di un dibattito interno al governo con delle ragioni eh, plausibili anche per il mantenimento, magari attraverso una rimodulazione, ma poiché, come dice Shakespeare, una buona ragione deve sempre cedere a una ragione migliore, le buone ragioni di chi voleva mantenerlo sia pure rimodulato devono eh, cedere alle ragioni migliori di evitare i danni spaventosi che questa fattispecie evanescente ha provocato con la paura della firma. Eh, ora la parola è al Parlamento, ma siamo ragionevolmente eh, confidenti, direi certi, che eh, andrà a buon fine. Per quanto riguarda l'accordo di oggi, io uh, non ho parole per ringraziare da un lato uh, Luca e uh, la il suo staff con la Regione e, e dall'altro il mio staff, a cominciare dal Presidente Rizzo e il Capogabinetto, che hanno uh, tenacemente lavorato per arrivare a questo risultato straordinario. Quando uh, sono venuto qui a Venezia alcuni mesi fa all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ho detto che, eh, al di là delle eventuali eh, ipotesi divisive che c'erano e ci sono ancora eh, nei confronti di, eh, anche degli stessi magistrati e che magari hanno suscitato delle polemiche più o meno giustificate nei giornali, eh, la mia massima preoccupazione era quella di rendere la giustizia efficiente. Tant'è vero che la gran parte del nostro lavoro oscuro del Ministero Riguarda proprio la modernizzazione e l'accelerazione dei procedimenti attraverso eh, l'uso della telematica, della digitalizzazione e insomma della modernità. Ma sappiamo anche che eh, nulla può sostituire l'intelligenza e la volontà della persona umana, e in questo senso sappiamo anche che la giustizia da sempre è in fortissima sofferenza. La sofferenza riguarda i magistrati. Ma l'assunzione di magistrati è ancora vincolata a tutta una serie di procedure ottocentesche che noi cerchiamo adesso di snellire. Eh, un il tempo che decorre dalla domanda che fa l'aspirante al bando del concorso al momento in cui, laddove risultasse vincitore, viene conferita la toga è mediamente di quattro anni, talvolta anche di cinque. Tutto questo. Poteva andare bene cento anni fa, oggi è irrazionale. E allora noi interveremo e stiamo già intervenendo per quanto riguarda noi nell'attività ministeriale, sburocratizzando e velocizzando queste procedure e premendo, facendo fortissime pressioni al Consiglio Superiore della Magistratura che è per metà responsabile assieme a noi l'altra metà di queste lungaggini attraverso l'accelerazione delle procedure, dei concorsi, delle, eh, delle correzioni degli elaborati. E in questo senso noi eh, contiamo di comprimere, di dimezzare il tempo di assunzione della del, dei neomagistrati e quindi di eh, colmare in breve tempo gli organici che, eh, sapete, sono, difettano di almeno un 10%. A questo abbiamo aggiunto con l'ultimo disegno di legge proprio quello che... Eh, connesso all'abolizione del reato di abuso di ufficio, eh, la, ehm, la eh, prospettazione, l'inserimento di 250 magistrati, nuovi magistrati nell'organico già esistente. E quindi eh, diciamo che con, con queste nuove unità e con l'accelerazione delle procedure di assunzione, noi contiamo entro poco te, tempo ragionevole di, eh, di, di soccorrere. Se non proprio di rimediare al 100% questa criticità per la lentezza della giustizia per quanto riguarda la carenza della magistratura. Ma noi sappiamo anche che un magistrato è un poco come un pilota di guerra. Per un'ora di volo gli necessitano almeno 100 ore di manutenzione dell'aereo, delle piste e del carburante. O può essere assimilato a un chirurgo. Il quale opera a cuore aperto per un'ora, ma se non ha gli strumentisti, i barellieri, gli anestesisti e via via fino ai portantini, il suo lavoro è assolutamente inutile, anzi non riesce a svolgerlo. E questo è per il magistrato, lo dico perché molte volte in 40 anni di attività mi sono trovato a dover interrompere il mio lavoro perché non trovavo il personale amministrativo che riuscisse a smaltirlo, cioè a portarlo a termine. Ecco, arriviamo al punto. L'accordo di oggi rimedia in grandissima parte e con una straordinaria immissione di nuove forze a queste criticità e lo ha fatto, e questo è un merito, ripeto, del Presidente Zaia e del nostro staff, lavorando di fantasia. Io credo che l'intelligenza dell'uomo, della persona umana, intelligere significa avere la rappresentazione della successione logica degli eventi date a certe premesse. Ecco, e la fantasia è un elemento fondamentale nella, eh, nello sviluppo proprio, nella realizzazione del nostro intelligere. E noi abbiamo lavorato di fantasia, abbiamo escogitato questa formula che, ovviamente nella più perfetta legalità, consente di superare tutta una serie di criticità formali, sostanziali e anche pratiche, perché le persone che saranno assunte... Resteranno nel Veneto perché sono venete e non chiederanno, come fanno molti purtroppo oggi appena assunti o subito dopo l'assunzione di essere trasferiti. Cioè non vi è soltanto una stabilità del posto, vi è una stabilità proprio nella residenza, nella, nella funzione, perché queste persone sono persone che sono già nella graduatoria nostra regionale. E quindi io credo che questo elemento mh, di novità, che noi adesso peraltro porteremo, proveremo a portare in tutte le altre regioni d'Italia, eh, possa costituire una fortissima accelerazione per risolvere proprio quelle criticità che minano da sempre la nostra giustizia, che sono proprio non solo le carenze del personale amministrativo, ma anche la mobilità di questo personale amministrativo. Vorrei ricordare, ne abbiamo parlato con il presidente proprio del Tribunale di Venezia l'ultima volta che siamo, abbiamo fatto un incontro qui, che su 40 unità che erano state destinate a Venezia se ne sono presentate solo 5 o 6. Perché? Perché le altre hanno preferito andare agli UND da un'altra parte, per ovvie ragioni, per ragioni di costi, per ragioni di difficoltà di trasporti o di altro. Bene, Tutte queste criticità in questo modo saranno risolte. Quindi un grandissimo ringraziamento al Presidente, al mio amico e al suo staff e se permettete anche al mio. Grazie. Grazie Ministro Nordio, se ci sono domande da parte della, della stampa, se vi presentate per favore, buongiorno e se i fotografi buongiorno. si tolgono da qui, grazie. Buongiorno, eh, avrei bisogno di alcuni dettagli tecnici, e cioè la graduatoria di cui state parlando, questa prima graduatoria era stata fatta per assumere ministro. quali ruoli, quanti posti c'erano disponibili e se i primi ipotizziamo 5, avete fatto il concorso per assumere 5 amministrativi e se sono presentati 8 persone avete 110, 105, 115 in graduatoria. I primi 5 se li prende la regione che aveva bandito il concorso o se li prende direttamente la magistratura? Seconda domanda. Se la magistratura si prende dal sesto in poi, nel caso in cui fossero cinque, vanno bene lo stesso? Nel senso che, con tutto rispetto per chi è in graduatoria, ma non sono i migliori, perché i migliori cinque sono quelli che hanno già vinto il posto, le figure, terza domanda, che saranno pescate da questa graduatoria, come saranno impiegate nella magistratura? Nel senso che immagino, ma non so di quale concorso si stia parlando, che. Si siano state richieste per mansioni differenti e quindi saranno all'altezza di? Grazie. Sì, se il Ministro permette, eh, velocissimamente. Eh, corretta la domanda, stiamo parlando di profili di amministrativi. La Regione, rispetto ai posti eh, banditi, ha già saturato il, la, le sue esigenze. Restano 105 persone nel limbo in una graduatoria da scorrere, che si scorre rispettando la graduatoria. Chi eh, dà risposta negativa nel senso che dice io eh, non voglio rispondere positivamente a questa chiamata non perde il posto in graduatoria e continua a rimanere in graduatoria. Il, eh, domanda opportuna perché? Perché i profili diciamo, più specifici da, eh, da magistratura arriveranno con nuovi bandi che faremo appunto assieme. Devo aver risposto a tutto. Ok, grazie. Altro? Buongiorno, eh, Giavini per la Rena e il giornale di Vicenza. Due domande, signor Ministro. Una riguarda la Corte d'Appello, sezione staccata di Verona, se ci sono novità e se ci sono tempistiche. L'altra riguarda il, il Tribunale di Bassano, verrà riaperto e se sì, che ricadute avrà in termini di personale su quello di Vicenza? Ah, guardi, eh... Questa domanda mi è stata rivolta in relazione al problema più vasto delle circoscrizioni giudiziarie e io ho risposto alla Camera in un question time, quindi con una certa brevità che adesso ripropongo magari in modo più articolato. Allora, noi abbiamo una sensazione, più che una sensazione, Abbiamo una convinzione che la riforma che fu fatta a suo tempo con l'eliminazione di parecchi uffici giudiziari non abbia portato interamente quelle conseguenze positive che ci si aspettava e che anzi talvolta abbia provocato quelle criticità che si sono viste parallelamente nella pandemia del Covid quando per privilegiare eh, gli istituti, per così dire, di eccellenza, eh, non tanto non nel Veneto, ma per esempio in altre regioni, anche a noi vicine, si è trascurata la cosiddetta eh, medicina territoriale. Ecco, l'impressione cioè che la giustizia di prossimità sia stata in un certo senso trascurata. Eh, la mia risposta, questa è la premessa, la mia risposta alla domanda è molto semplice. Noi non abbiamo nessuna preclusione per rivedere questa, uh, uh, questa serie di circoscrizioni uh, giudiziarie che sono state uh, eliminate, ma non abbiamo nemmeno per ora preso alcuna decisione. È un problema che va affrontato in termini estremamente razionali e obiettivi. Facendo valutazioni di ordine economico, sociale e di personale. Eh, le istanze che arrivano sono istanze molto diverse. Per esempio, mentre per quanto riguarda il Tribunale di Bassano, l'istanza di un'eventuale riapertura deriva dal fatto che si tratta di un'area ad altissima concentrazione industriale, commerciale, finanziaria e quindi con un contenzioso che meriterebbe secondo i sostenitori la riapertura del tribunale medesimo, per altre circoscrizioni il problema è esclusivamente territoriale, per esempio in alcuni del, dell'Abruzzo si dice che il, il tribunale più vicino è a 350 km percorribili peraltro su strade che non sono propriamente delle strade molto accessibili e quindi ci vogliono 5 ore per arrivare in un tribunale. Cioè, questa revisione di circoscrizioni ci viene proposta con motivazioni diverse. Per questo la cosa va giudicata a tavolino in base alle disponibilità che abbiamo e alle criticità che ci vengono proposte. Eh, L'ultima considerazione è che, comunque, e qui ci tengo a, a ribadire questo concetto che è fondamentale perché, altrimenti, non solo non ci capiremo, ma continueremo a risollevare quelle obiezioni che in realtà non hanno nessuna giustificazione. Le obiezioni cioè che se si dovessero riaprire tutto questo potrebbe avvenire a discapito dei tribunali già esistenti sottraendo a questi tribunali delle risorse umane. Questo eh, non avverrebbe in nessun caso, cioè laddove eh, la nostra conclusione, tra l'altro esiste già ovviamente in, in Senato una. una disegno di legge con una discussione che è in corso su questo, ma per quanto riguarda noi del Ministero una cosa è certa che laddove si dovesse arrivare a una riapertura di una, due, tre, quattro di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici, eh, degli uffici vicini, cioè in poche parole non, non sottrarremmo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per eh, eh, diciamo, creare o ricreare questi nuovi. Potremmo farlo, se decidessimo di farlo, proprio perché attraverso questo aumento straordinario di eh, aiuti di personale amministrativo, di cui oggi iniziamo questo virtuoso percorso, e l'aumento, anche qui ci auguriamo, molto forte di magistrati, tutto questo potrà avvenire con eh, l'immissione di energie e di personale nuovo. Tra l'altro in questo caso, eh, laddove riuscissimo nell'impresa di avere più personale amministrativo e più magistrati, magari ricreando, parlo in ipotesi, il Tribunale di Bassano, questo sarebbe addirittura un aiuto per i tribunali viciniori perché a parità di risorse verrebbero sgravati di una serie di contenziosi che invece verrebbero devoluti alla competenza del Tribunale che venisse riaperto. Altro due un no? domande una per il ministro buongiorno aspettate l'inserimento vabbè ci si ritrova perché... ci si eh, ci si ritro... aspettate l'inserimento di quel personale di quei 105 che hanno vinto il concorso regionale per attivare nuovi bandi quindi per vedere se al primo giro di boa funziona chi gestirà l'inserimento come verranno spartiti eh, questo forse è più la domanda per i vertici degli uffici giudiziari, ma avete già una traccia di questo protocollo e come funzionerà poi l'esportazione a livello di altre regioni? Domanda politica invece per il presidente: sono prove tecniche di regionalismo e di autonomia regionale? No, sono prove tecniche di efficienza veneta. Nel senso che noi veneti siamo abituati che davanti al problema, se è un problema, ha una soluzione. Se non ha una soluzione, non è un problema. Per cui abbiamo trovato la soluzione, era un problema. e Per quanto riguarda le, la modalità, questo è un primo bando. Ne abbiamo eh, abbiamo un'altra graduatoria di 300 in arrivo, dopodiché si faranno ovviamente bandi eh, e noi diventiamo di fatto la stazione appaltante, come dicevo prima. No? nel senso che li faremo in base anche all'esigenza degli, degli uffici giudiziari del Veneto. Quindi si procede questi 100, guardate, proprio contemporaneamente alla firma che fra, faremo assieme al Ministro in, tra qualche istante, dopo penso 5 minuti, e nell'ufficio del, del Capo di Gabinetto i dirigenti firmeranno già l'accesso alla prima graduatoria. Ci teniamo a sottolinearlo perché non è fuffa. Grazie e chiudiamo. Premo. Prego, cosa succede? Chiedo scusa, ma perché i concorsi non si rifà fa la magistratura e li deve fare la regione? Perché una graduatoria pronta ci mette molto, molto, no, molto... No, 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 questo l'ho capito il Presidente, ma lei dice che poi noi diventeremo stazione appaltante. No, perché, perché noi efficientiamo, cioè noi li dobbiamo fare e ci rendiamo anche conto che non ha senso fare lo stesso percorso in due, tanto, tanto vale che lo facciamo assieme, Questa, questo è il senso. Sì, ma sono profili che magari sono anche interessanti per noi, e comunque il bando può comprendere anche profili diversi, cioè la legge non ci vieta che non si possa andare a scandagliare il mercato su profili diversi. Ultimissima, proprio perché c'è la mano, e eh, anche due, l'avevo detto prima: è un tema che non è legato all'argomento di oggi, se posso chiedere eh, la diga sul Banoi, il vicepresidente della provincia di Trento. No, guarda, perdona. Abbia la cortesia di capire che non è, oggi non possiamo parlare della diga del Paese. Prego. Salve Martina Zambò del Corriere. Eh, anche questo è sulla, però ha a che fare, probabilmente, un po' di più. Dipende da una... dove eh, oggi in regione in Consiglio regionale sono state depositate le 9.000 firme per una legge di iniziativa popolare eh, relativa al fine vita, quindi con l'impegno eventuale della regione a eh, velocizzare le verifiche da parte delle US. Eh, siamo pienamente nel, in quella non play zone di cui lei ha parlato spesso, quindi la domanda è diretta. Lei eh, approva e pensa e spera che debba essere approvata in regione questa legge? Guardate, a livello nazionale, poi qui c'è un esperto, sta parlando della, del fine vita e a livello nazionale eh, già l'indirizzo c'è, c'è una sentenza peraltro della Corte Costituzionale del 2019 che è chiara. Eviterei, perdonami di parlare di queste cose in un contesto nel quale vogliamo valorizzare fino in fondo questa la firma di questo. Grazie. Allora passerei alla firma, tutti fermi, facciamo la firma col ministro, poi c'è. C'è la consegna di una di un ricordo al ministro, prego. Io non è concludendo questo incontro a Venezia, Palazzo Balbi, tra il ministro della giustizia Carlo Nordio e il presidente del Veneto Luca Zaia, avete sentito bene qual è eh, stato il tema, cioè insomma, aiutare i magistrati, quindi eh, aggiungere personale, snellire eh, la burocrazia, mi ha colpito molto insomma, sentire che ci vogliono cinque anni eh, da quando si partecipa al concorso a quando si viene assunti, e la promessa del ministro è stata quella di dimezzare i tempi. E poi, naturalmente, mh, pescando da più graduatorie, si può anche aumentare probabilmente il numero delle persone assunte. Parliamo di eh, amministrativi che, comunque, sono eh, una parte del personale importantissima per far, eh, ovviamente, andare più veloce poi tutta la macchina della giustizia. Ecco, mentre a Palazzo Balbi c'è la conclusione le foto e, e tutto il resto, grazie ai nostri colleghi eh, che erano presenti a Palazzo Valbi, poi naturalmente eh, ci saranno i servizi eh, nei nostri telegiornali relativi a quanto è accaduto, grazie anche alla nostra regia. E, ecco, è stata citata in una domanda alla quale poi non è stato risposto perché non era diciamo, il tema principale della giornata, lo capiamo, però ecco, proprio mentre a Palazzo Valbi c'era... Eh, questo incontro col ministro, in corso, fuori eh, c'era questo corteo: eh, un corteo per portare alla regione le 9.000 firme raccolte. Eccole qui le immagini che abbiamo girato proprio questa mattina. Eh, un corteo con Marco Cappato, un corteo eh, diciamo, organizzato dall'associazione Luca Coscioni, che ha depositato. Nella sede dell'Assemblea Legislativa Regionale 9.000 firme a sostegno di questa, eh, di questa legge di iniziativa popolare, di questo disegno di legge, di questa proposta di legge di iniziativa popolare. Per eh, appunto, regolare il eh, fine vita. Sono arrivati fino a Palazzo Ferrofini, gli scatoloni portati in corteo lungo il centro storico, poi in campo Santa Margherita, Marco Cappato e altri eh, rappresentanti de dell'associazione hanno spiegato insomma, quello che succede. La proposta di legge verrà affidata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la verifica della conformità, cioè che tutte le firme siano regolari. Poi, Presentazione in quinta commissione consigliare e votazione in aula, quindi in consiglio regionale. Il Veneto è la seconda regione dopo l'Abruzzo a depositare le firme. Piemonte, Emilia Romagna e Friuli, Venezia Giulia, fa sapere l'associazione, hanno raggiunto la firma, il numero di firme necessarie e sono prossime a depositarle. Quindi tra poco anche queste regioni depositeranno nel rispettivo Consiglio regionale le firme. A proposito, qui è tutta una pagina di sanità in un certo senso che si apre e che quindi adesso affrontiamo a focus, sono le, vi do anche l'orario, le 12.40, siamo insieme da mezzogiorno, staremo insieme fino alle 13.30 e abbiamo seguito questo incontro a Palazzo Balbi con il Ministro della Giustizia e il Presidente Zaia. Dicevo adesso una pagina un po' di... Eh, di sanità perché parliamo oltre che del fine vita che in qualche modo eh, riguarda eh, l'assistenza medica a chi appunto vuole eh, concludere la sua vita terrena eh, della carenza di medici bisogna intervenire prima che accada il peggio c'è addirittura un allarme della CGL che numeri alla mano lancia un appello sentiamo Abbiamo oltre 108-105 carenze di medici di medicina generale sul territorio. A partire dallo storico medico di Chirignago, la dottoressa Paola Bassetto, che a fine mese andrà in pensione. 2.000 pazienti, le incombenze burocratiche, il non poter far ferie per mancanza di sostituti l'hanno portata a prendere questa decisione. L'ULS tamponerà con una sostituzione per i mesi estivi prima dell'arrivo del nuovo medico, ma numeri alla mano la carenza è in aumento. Da 21 dice lo Spicigl nel 2019 a 58 nel 2022 per l'US3, mentre nel Veneto orientale da 25 nello stesso periodo a 44. Bisogna affrontare il tema sanità, sanità pubblica in modo radicale, perché queste carenze producono diversi aspetti negativi per le persone. Perché le persone in assenza del medico di medicina generale o con soluzioni tampone, cioè con soluzioni di accorpare zone con altre zone, eccetera, rendono sempre più difficoltoso l'accesso al medico di medicina generale, quindi intasamento dei pronto soccorso, intasamento di strutture. E sempre più ricorso alle visite private a causa delle liste d'attesa o ancora peggio c'è chi si vede costretto a rinunciare alle cure. Problemi tutti che ci dicono che dobbiamo andare a pagamento, ci dobbiamo per fare veloce dobbiamo pagarci le prestazioni, perciò sono molto in difficoltà gli anziani qua da noi. Medici di base ma anche il problema delle liste d'attesa. Allora su questo allarme lanciato dai sindacati interviene il segretario del Partito Democratico e segretario regionale del Veneto, Andrea Martella, che dice che il 40% delle prestazioni è ancora galleggiante, quindi il piano di recupero della regione, secondo Martella, non può funzionare. La politica della regione per recuperare le liste d'attesa e riprendere le prestazioni rimaste galleggianti sarà fallimentare. Andrea Martella, segretario veneto del Partito Democratico, contro le dichiarazioni rese ieri dai vertici della sanità. In risposta all'indagine presentata dai sindacati dei pensionati uniti, dalla quale emergeva chiaramente che 7 veneti su 10 non riescono a prenotare una prestazione prescritta. La nostra regione, che per molto tempo ha raccontato di avere una sanità Eccellente. È vero che ha professionisti nel mondo della sanità eccellenti, ma ormai un'organizzazione che non riesce più a dare risposte ai cittadini. Io ho dei dati che vanno in questo senso: liste d'attesa infinite. E persone che non riescono a trovare un medico di base. 29 milioni di prescrizioni nel 2022, eseguite soltanto 16 milioni. Il piano di smaltimento vale per la regione 30 milioni di euro. Dovrebbe portare entro fine anno a smaltire anche le prestazioni con priorità D, l'ultima. A preoccupare però è il peggioramento del quadro clinico di chi resta troppo in lista d'attesa, soprattutto se anziano. Quando non riesci a curarti è chiaro che insorgono anche problemi di carattere psicologico e per esempio il tema della salute mentale è un tema che sta emergendo con forza anche nel nostro territorio. È qualcosa che non può funzionare, questo è un, è un diritto essenziale dei cittadini che non può essere messo in discussione. E su queste lungaggini per le liste d'attesa in Veneto, adesso cogliamo l'occasione per parlare di questo tema, usciamo dallo studio, andiamo a Vicenza perché dopo questi temi che avete sentito, dopo l'intervento di Martella e il grido d'allarme dei sindacati, eh, noi andiamo da Luisa Bertini che è per noi a Vicenza dove ha raccolto l'opinione dei cittadini. A te Luisa. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di sanità perché dopo il questionario raccolto dai sindacati CGL, CISL e UIL, che mettono in evidenza le difficoltà e le lungaggini relative alle liste d'attesa in Veneto, oggi siamo qui davanti al San Bortolo dove abbiamo raccolto le opinioni e le esperienze dei vicentini che adesso sentiamo insieme. Ci sono in urologia attese lunghissime. Di quanto? Eh, anche 4-6 mesi. Pertanto lì è il reparto che noi abbiamo constatato, gli altri non glielo so dire. E vi siete rivolti alla medicina privata o no? No, insistiamo. Vediamo come va a finire. Devo dire che le ecografie sono piuttosto lunghe, si parla di lunghi mesi di attesa. Quanti? Adesso le posso dire un minimo, un quattro mesi di attesa, quelli sono scontati. E per non parlare della fisioterapia, che anche lì, eh, sì, anche quella devo dire che è abbastanza lunga come attesa. Più che reclamare al CUP, no, eh, alle prenotazioni non è che abbiamo molte altre alternative, se non la privata, però comincia a essere un po' impegnativo. Conforme anche la visita che si deve fare comunque... Sì, c'è sempre la lista d'attesa due mesi, due mesi. Spero aspettando da gennaio um, dei, degli esami cardiaci. Da gennaio e che prospettive vi hanno dato? Abbiamo detto di aspettare, di richiamare, che non farsi problemi, di sollecitare, oppure chiamano loro, però <ride> il tempo passa. E avete pensato di rivolgervi alla sanità privata? Adesso vediamo ancora un po' e poi saremo costretti perché il cuore insomma, è una cosa da controllare. <ride> per controlli mammografici un 5-6 mesi diciamo. Dovevo essere operata a Padova, non c'era l'urgenza, però dovevo essere operata, ho aspettato 11 mesi e, e poi mi sono rivolta a un'altra regione. Ecco, le abbiamo sentite, queste sono le opinioni e le esperienze dei vicentini, per maggiori raguagli ovviamente rimandiamo ai TG della sera, intanto restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie mille, insomma sempre significative le, le opinioni dei cittadini, insomma danno sempre un po' l'idea davvero eh, di, di qual è la situazione reale, si può con loro tastare il polso al, al problema. E, eh, torniamo a parlare di cronaca adesso, poi magari più tardi torneremo sulla sanità, però adesso la cronaca perché la Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 786 camicie per un valore di 70.000 euro. Con l'etichetta di produzione contraffatta e due persone sono state denunciate. Sono 786 le camicie con etichetta contraffatta sequestrate dalla Guardia di Finanza per un valore di 70.000 euro. La merce è stata trovata a bordo di un auto articolato fermato da una pattuglia del gruppo di Treviso al casello autostradale di Venezia Est, dopo che questo era entrato in Italia attraverso il valico di Gorizia Sant'Andrea. È stato proprio il conducente a riferire alle forze dell'ordine di trasportare camicie realizzate da un'azienda tessile romena. Le camicie in questione però erano contrassegnate da una falsa etichetta che indicava che la produzione fosse stata fatta interamente in Italia. Il carico era destinato a due aziende importatrici con sede legale ad Arezzo. Due, le persone denunciate per reato di falsa indicazione d'origine italiana. L'azienda di Arezzo è stata inoltre segnalata per responsabilità amministrative. E quindi complimenti alla Guardia di Finanza per la sua attività naturalmente, sempre eh, con uno stretto controllo su tutto l'aspetto economico-finanziario della nostra società. E, andiamo avanti, andiamo avanti, però parlando di politica, eh, perché in provincia di Padova, Selvazzano dentro, eh, c'è un problema nella giunta eh, che, che, guida, che guida la città, è una città tra l'altro grande perché è sopra i 15.000 abitanti e quindi è considerata insomma, me medio grande e eh, cosa è successo? È successo che con questa crisi eh, non è stato approvato il bilancio di previsione eh, e eh, il risultato è che se non lo si farà entro, credo, due o tre giorni, quelli rimasti eh, dai 20 iniziali che aveva indicato il prefetto di Padova Grassi, eh, arriverà il commissario il prefettizio che scioglierà il Consiglio Comunale e ovviamente gestirà il Comune fino alle prossime elezioni. In questa crisi si è astenuto eh, nel Consiglio Comunale per due volte durante le votazioni Enoch Soranzo, consigliere regionale e presidente del Consiglio Comunale, che spiega Comunale, scusate, che spiega non c'è più il tempo tecnico per approvare il bilancio. Oggi è il 29, il 5 luglio è l'ultimo giorno dei 20 giorni massimi assegnati, onestamente. Se qualcuno pensa di poter fare questa convocazione in violazione della legge, non sarò certamente io a violare la legge per nessuno, non l'ho mai fatto e non, tantomeno non intendo farlo adesso. Tempo scaduto per il presidente del consiglio comunale Enox Soranzo, anche capogruppo di Fratelli d'Italia in regione. Sindaco uscente di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi ne ha raccolto nel 2019 l'eredità. Un mandato che spiega è stato tradito. Per quanto eh, mi è stato possibile, io ho sempre cercato di aiutare eh, eh, l'amministrazione Rossi. Il problema vero è che la città che avevamo lasciato e che qualcuno definiva una bomboniera, un gioiello nel 2019 e la continuità, i patti della continuità amministrativa che dovevano esserci e che il sindaco Rossi si era impegnata a fare. A portare avanti di fatto non è avvenuta. Al bilancio Ennox Soranz, uno dei tre consiglieri astenuti durante la votazione di martedì, contesta problemi di tipo tecnico che sarebbero stati evidenziati dai revisori dei conti. A cui la Giunta Rossi non ha messo mano nella seconda votazione: dai rifiuti al taglio dell'erba, numerose le contestazioni anche all'azione amministrativa della Giunta. E sempre di più si. Sì. Eh, si vede che è un'amministrazione impegnata a, a equilibri politici anziché occuparsi dei cittadini e del territorio. La data ultima per l'approvazione è il 5 luglio senza il via libera al bilancio 2022. Dal 6 luglio il prefetto firmerà il commissariamento. Pochi giorni dunque, vedremo come andrà a finire a Salvazzano dentro. Per il momento noi sappiamo che va a finire, che ci fermiamo per un attimo alle 12.51. Fino alle 13.30 saremo insieme con Focus TG, abbiamo già eh, seguito parecchia della cronaca del Nord-Est, ci siamo collegati eh, con Palazzo Balbi e adesso ci fermiamo per un attimo. 12.54 tornati in studio con Focus TG ancora insieme a voi fino alle 13.30 eh, con una situazione difficile, questo è il tema. Che vi propongo adesso sulle spiagge del Veneziano, quella di ieri a Caorle: un turista ha perso la vita, un nonno è ricoverato in gravi condizioni dopo aver tentato di salvare i nipotini in difficoltà. A Chioggia una ragazza ha rischiato di annegare, tratta in salvo, ha dovuto attendere i soccorsi che tardavano a causa delle auto parcheggiate in modo selvaggio lungo la strada. Sentiamo. Un novantenne austriaco si è sentito male ha perso la vita stamane sulla spiaggia di Porto Santa Margherita a Caorle lungo il tratto di Arenil nella zona di Piazzale Portesin quando è scattato l'allarme era in acqua i primi a intervenire sono stati i bagnini che l'hanno portato a riva per praticargli le manovre di rianimazione poi proseguite con l'ausilio del personale del punto di primo soccorso di Caorle mentre si alzava anche l'elicottero del 118 di Treviso ma nonostante i tentativi di salvarlo non c'è stato nulla da fare. Attimi di paura, chioggia invece dove una ragazza ha rischiato di annegare, tratta in salvo, ha dovuto attendere però oltre mezz'ora l'arrivo dei soccorsi, ostacolati dalle auto parcheggiate lungo la stradina che costeggia il Brenta e porta allo stabilimento Alba Chiara, situazione di cui il sindaco è al corrente. Gente che è incurante ovviamente delle regole e del codice della strada, benché ci fossero anche dei parcheggi liberi. Questo spesso purtroppo accade anche nei fine settimana, specialmente nei fine settimana, comunque abbiamo già dato Mandato alla polizia locale di intervenire anche a Isola Verde, non solo a Sottomarina o a Chioggia, perché anche Isola Verde è un nostro litorale che è di competenza del Comune di Chioggia. Quindi massima attenzione e sicuramente sono andati hanno fatto moltissime contravvenzioni. Ma per far fronte agli interventi di soccorso estivi il Comune, l'Ulse e il villaggio Isamar hanno sottoscritto un importante accordo che sarà effettivo dal 1 luglio. Dal villaggio Isamar partirà l'ambulanza dal 118 in caso di chiamata, quindi i tempi di intervento saranno sicuramente ridotti a pochissimi minuti e quindi l'ambulanza non partirà più dal pronto soccorso di Chioggia, ma partirà direttamente da Isola Verde, quindi avremo una massima copertura degli interventi. Ma l'ambulanza non sarà l'unico servizio. Ci sarà anche un ambulatorio gestito dall'ASL con orario 15-19 all'interno proprio dell'ambulatorio del villaggio Isamar che potrà essere ovviamente utilizzato anche dai residenti, dai turisti che non vivono all'interno del, del villaggio turistico ma anche a Isola Verde. Quindi sarà un vero e proprio ambulatorio gestito da un medico dell'ASL. Novità dunque in campo sanitario per quello che riguarda Chioggia e i suoi litorali, ancora notizie, dunque da Vicenza arriva eh, questa notizia di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento al centro per i rimpatri di Potenza, emesso dal questore di, di, di Vicenza Paolo Sartori quest'ordine, nei confronti di un 32enne straniero già arrestato per stalking nei confronti eh, della ex moglie italiana e dei figli minori. Più volte all'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da, dai familiari che però non ha mai rispettato, quindi c'è stato tutto l'iter giudiziario con eh, una condanna a due anni e sette mesi per maltrattamenti, un'altra condanna a quattro mesi per minaccia e quindi si è arrivati alla decisione di espellerlo dall'Italia. Una notizia che invece è molto più diciamo, eh, mondiale che locale la troviamo su Repubblica, parliamo della guerra in Ucraina, con eh, la CNN, quindi la televisione americana, che dice che il generale Surovikin, o Surovikin era un membro segreto della Wagner. Che è insomma, uno dei generali più importanti dell'esercito eh, russo e che pare sia stato arrestato proprio per questo motivo. Intanto, Wall Street Journal dice: gli Stati Uniti valutano l'invio di missili a lunga gittata. Adesso torniamo alla cronaca del nostro nord-est, andiamo a Treviso, anzi, meglio nella Marca trevigiana, perché c'è stata una raffica di furti ai bancomat in questi giorni, l'ultimo a Mareno di Piave un paio di notti fa. Un colpo da 140.000 euro, quello messo a segno dalla banda di rapinatori al Postmat di Mareno di Piave la notte tra martedì e mercoledì. Un bottino ingente che è stato possibile prelevare hackerando il sistema di erogazione delle poste in Via Tadirosa. I ladri infatti avrebbero usato la tecnica denominata Black Box, che consiste nell'inserire un dispositivo esterno controllato dai malviventi in grado di disattivare il sistema di sicurezza. La manomissione del postamata ha permesso ai banditi di agire indisturbati, nel silenzio, senza destare così nessun sospetto. La via dove si trova la posta è una strada secondaria, una zona tranquilla e residenziale. La signora che abita di fronte racconta che l'allarme delle poste il mese scorso a intermittenza continuava a suonare. Mia nipote è andata più di una volta a reclamare. E gli ha detto: Ma guardate che questo allarme suona sempre e dà fastidio. Guardate che la volta. Che vanno veramente i ladri? Non è la prima volta che però viene preso di mira questo postmat. No, no, anni fa hanno fatto ancora. Quello del 28 giugno è infatti il secondo colpo che i ladri mettono a segno al postmat di Mareno di Piave. Una somma ingente quella prelevata con questa tecnica che non si è fermata solo al comune di Mareno. Colpi simili sono stati messi a segno la stessa notte a San Giacomo di Veglia, nel comune di Vittorio Veneto, e la notte tra mercoledì e giovedì nella zona di San Donato di Piave. È di pochi giorni fa anche il tentativo di furto al postmat di Altivole, che però non è andato a segno per l'immediato intervento dei carabinieri. Una banda di cyberladri che agirebbe con questa modalità e che sta battendo diverse zone. In corso le indagini per identificare i malviventi. Adesso andiamo a Vicenza perché si è svolto lo sciopero dei lavoratori italiani nelle scorse ore delle basi militari statunitensi. Rinnovo del contratto nazionale scaduto, 41 posti di lavoro a rischio a Vicenza. Queste sono le motivazioni della, della protesta che ha raccolto centinaia di partecipanti. ed è il primo sciopero eh, dei, del personale civile, dei lavoratori civili per quanto riguarda le basi americane a Vicenza. Un corteo che da via Goldoni è arrivato a Viale Ferrarin, sciopero cui hanno partecipato centinaia di persone, lavoratori civili che prestano servizio nelle basi militari americane che per la prima volta hanno incrociato le braccia non solo della Ederle e della Del Dean, ma arrivati anche da Aviano e Livorno per manifestare qui a Vicenza. Vogliamo essere trattati in maniera più diciamo onesta. Lavoratori che domani manifesteranno anche a Napoli chiedono il rinnovo del contratto nazionale scaduto a ottobre del 2021 e manifestano contro i 41 posti a rischio annunciati a Vicenza. Condizioni economiche più eque e dignitose anche per contrastare quella che è l'inflazione attraverso anche strumenti di welfare e abbiamo chiesto di rivedere l'inquadramento unico della classificazione del personale al fine di equiparare a parità di mansioni i lavoratori civili rispetto a quelli statunitensi. Comporta il riconoscimento del welfare aziendale, che è la prima delle nostre richieste, e comporta anche un rinnovo di alcuni articolati delle condizioni di impiego che sarebbero migliorativi per i lavoratori. Contratto che riguarda 4.500 dipendenti in tutta Italia, 800 i vicentini, che ricoprono le più svariate mansioni, da quelle impiegatizie a quelle operai, ingegneri, architetti e si guarda anche ai colleghi di altri paesi. Ci sono stati giornate di mobilitazione anche in Germania che hanno portato a una positiva chiusura dell'avvertenza con aumenti salariali oltre il 4% e un riconoscimento di più di 3.000 euro di bonus a testa per quest'anno e per far fronte ai cari della vita che ci sono stati eh, per, per i costi dell'energia. Manifestazione culminata in Piazzale Ferrarin dove hanno parlato i vertici nazionali Cisle Will, strade chiuse, e viabilità modificata con ripercussioni sul Traffico che si sono fatte sentire in mattinata sulle vie limitrofe e questo è accaduto a Vicenza, dunque, questo sciopero eh, dei lavoratori civili, quindi non militari, delle basi statunitensi. Adesso usciamo dallo studio, andiamo a Bassano, perché insomma in questi giorni davvero c'è tensione, la grande discussione è sulla chiusura. Di Ponte Nuovo, un ponte importantissimo per la viabilità e per collegare le varie parti di Bassano. Lavori eh, che dureranno almeno due mesi e che spaccheranno la città in due. Quindi, Vanessa Vanzato è lì per noi. Eh, mancano veramente poche ore alla chiusura del ponte: che aria tira e che cosa, cosa dicono le persone che lavorano e vivono. ...nei pressi del ponte... ...a te... Sì, ...buongiorno... ...buongiorno... ...ci troviamo proprio sul ponte della Vittoria... ...ponte nuovo... ...ormai mancano pochi pochissimi giorni... ...alla chiusura totale del, del ponte... ...chiusura che sarà protratta per due mesi... ...completamente... ...perché non potranno passare... ...né veicoli, né pedoni, né ciclisti... ...si aggiungeranno altri due mesi... ...in cui il ponte sarà aperto parzialmente... ...soltanto a metà... ...con flusso est-ovest... ...sempre interdetto a pedoni e ciclisti... Insomma, eh, la città eh, bene o male sarà tagliata letteralmente in due. Eh, a questo si aggiungono i lavori di asfaltatura nella parte a ovest del ponte. In, queste, in questi giorni. Sono in corso eh, le segnaletiche orizzontali, stradali per eh, appunto, avviare il cantiere in vista della chiusura. E a questo si aggiunge anche il lavoro della realizzazione della rotatoria in località Tre Ponti. Una congiunzione vera e propria nel mese di luglio di lavori pubblici, di, attiv di attività che andranno a penalizzare per quanto poco le varie attività commerciali. E allora abbiamo chiesto proprio ai commercianti, ma anche ai corrieri, a chi va a consegnare le merci in questa zona. Precisa di Bassano del Grappa, come stanno vivendo questo momento? Andiamo a sentirli. Come la mettiamo qua, Come si è messi? Manca poco, eh? Ah, sì, infatti ha visto per fare due strisce ha bloccato Bassano, vediamo dopo cosa succede. Il caos, sicuramente. Siete preoccupati voi? Beh, io sì, io, sì, io penso di perdere moltissimo con questa storia qua. Non lo so in quantità, però, io perdo tutto perché il passaggio, il pedonale, lo perdo tutto. Vediamo, vediamo, cosa succede. Chiederemo dei danni da qualcuno dopo. Non abbiamo neanche una un'idea ben precisa perché in pratica ci hanno avvisato tramite stampa e quindi no, non sappiamo bene come funzionano i lavori. E siamo un po' preoccupati, logicamente. Spero che abbiamo modo di parlare col Comune. Per, per cercare di capire anche se ci sono delle migliorie da portare, da poterle fare. Sono un po', eh, un po preoccupato per il fatto che da come avevo letto all'inizio loro parlavano di chiuderlo due mesi e no, e, totalmente e non eh, quattro mesi e, e, facendolo all'alterno. Invece così fanno due mesi chiuso e due mesi a senso unico, alla fine sono sempre quattro mesi, cioè non, capisco, non capiamo. Insomma. Sperando che i tempi vengano rispettati. Eh, quello senz'altro, perché poi anche con l'inizio della scuola eh, sarà un gran problema per il traffico. In più anche Natale sembra distante, ma è vicino. Se si parla di novembre e poi si, per qualsiasi motivo si va anche a dicembre, e Bassano perde tutto il Natale, il commercio perde tutto il Natale. La vostra attività verrà penalizzata secondo lei? Qualcosina sì, è impossibile dire che non sia penalizzata. Certamente può essere un po' penalizzata. Eh, vediamo un attimo: i primi giorni si vedono, si vede subito dai primi giorni. Settimana prossima, dal 3, si vedrà. Senta, anche perché, tra l'altro, c'è la chiusura del ponte, partiranno le asfaltature lungo questa strada e poi c'è la rotatoria ai tre ponti, cioè tutto una concentrazione di lavori. Qui adesso? Settimana prossima? Vediamo. Per i, per i commercianti, per chi lavora sulla strada, sarà un gran disagio. Sarà pesante. Sì, saranno due mesi pesanti, sperando che siano due mesi. Sono due mesi di chiusura totale, poi altri due mesi in cui verrà aperto parzialmente soltanto con direzione est-ovest. Quindi chi arriva da Marostica eh, resta no. fermo qua Eh, beh, sì, allora ci saranno belli incollinamenti, si prevedono. Speriamo bene. <ride> Siamo tutti un po' spaventati, stiamo a vedere come va. Certo ci sarà un, un po' un problema di, di traffico, però faremo insomma di necessità virtù. E adesso però tra l'altro oltre al ponte ci sono i lavori di asfaltatura e c'è la rotatoria nuova. Esatto, vedremo come va, speriamo che molti bassanesi vadano in vacanza. Ecco, per fortuna le scuole sono chiuse, spero eh, che l'amministrazione faccia lavorare tanto questi operai e che, possiamo, insomma, che siano davvero due mesi davvero. Ecco abbiamo sentito eh, c'è parecchia preoccupazione, più che altro lamentano il fatto eh, di non essere stati informati per tempo dall'amministrazione eh, della chiusura del ponte in tutta questa serie di attività che eh, vanno a intensificarsi proprio e a concentrarsi proprio eh, in questa zona di Bassano del Grappa. Per il momento è tutto ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa, grazie, buon lavoro, come sempre le voci dei cittadini sono Importantissime per noi, ci aiutano a capire meglio la situazione. Un'occhiata adesso alle previsioni del tempo prima di andare avanti con la cronaca, perché sarà un weekend in parte guastato dal maltempo al centro-nord. Queste sono le previsioni, anche se poi andando un po' più nel dettaglio, vediamo che eh, saranno soprattutto eh, le regioni del centro Italia e quelle un po' del nord-ovest, con Piemonte, Liguria e Toscana che eh, avranno, avranno piogge, mentre al sud giornata. Di eh, estate piena, con temperature fino ai 38 gradi, poi l'inizio di luglio ancora pioggia. Ecco qui un po' di pioggia a nord-est. Sono previste all'inizio di luglio, quindi la prossima settimana, anche appunto dicevo a nord-est, pioggia a nord-est. Andiamo ad Albignasego per un mistero adesso, la, eh, il comune a sud di Padova, eh, dove è stato ritrovato, sono state ritrovate delle ossa, eh, ma a quanto pare fuori posto, nel cimitero. L'osso è stato ritrovato poco distante dal cancello d'entrata lungo il vialetto che porta le tombe. Sembrerebbe un femore. Macabro ritrovamento all'interno del cimitero di Albignasego, nel quartiere di San Tommaso, lo stesso dove un mese fa si erano verificati smottamenti del terreno che avevano creato problemi di slittamento di tombe e lapidi. La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini e gli operai del comune che hanno subito provveduto a recuperare l'osso per farlo analizzare e per capire se si tratti di un reperto umano o animale. Del fatto è stata informata l'USL 6 e la polizia locale che ha già ispezionato l'area del ritrovamento per scongiurare l'ipotesi di qualche tomba manomessa. Nel cimitero sono in corso anche dei lavori di sistemazione di una tomba. Il mistero dell'osso ritrovato è stato rilanciato sui social dove la notizia ha fatto clamore. Altra notizia di cronaca arrivata da poco, è una notizia di questa mattina perché sono scattate le ricerche per una persona che si è allontanata da una casa di accoglienza di Vicenza e non ha fatto ritorno, quindi attivazione del piano provinciale della Prefettura per le persone scomparse. Si era allontanato ieri sera da una casa di accoglienza di Vicenza e non aveva più fatto ritorno. Scattato l'allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco, sono iniziate subito le ricerche di un uomo affetto da diverse patologie attivato il piano provinciale della prefettura per le persone scomparse. Sì. Gli operatori TAS, topografia applicata al soccorso, hanno pianificato le zone delle ricerche assegnate alle squadre di terra del comando berico, ai nuclei cinofili di Vicenza e Padova e agli operatori del sistema aeromobile pilotaggio remoto arrivati da Verona che col supporto di un drone dotato di termocamera utile nell'oscurità della notte ha individuato l'uomo in un campo agricolo nella zona di a 500 metri dalla strada a ridosso di un boschetto. I pompieri lo hanno raggiunto trovandolo in un buono stato di salute. Probabilmente aveva perso l'orientamento. Subito, assistito anche dal personale sanitario, è stato riportato nella casa di accoglienza di Vicenza. Chi ha qualcosa eh, non sempre è cosciente di averla e così i bellunesi spesso non si rendono conto di quanto sia prezioso lo stile di vita che ne caratterizza il territorio. E così da Roma c'è anche l'idea di promuovere proprio questa peculiarità. Un acronimo inventato per lanciare un'idea di futuro, FEBEL 2030. L'idea parte dalla Cattedra alla Sapienza di Roma del professor Lucio Barbera e oggi, dopo il debutto a Mel, presso il Museo di Diocesano di Arte Sacra, è stata presentata a Feltri. Questa è una visione nuova che dobbiamo dare di noi stessi. Dobbiamo cercare di salvaguardare e aumentare la qualità della vita in questa parte, in questa città che il professor ha chiamato città delle Dolomiti in qualche modo in quest'unica area urbana che va poi da Longarone fino a Fonzaso, aumentare la qualità della vita, aumentare i servizi, garantire la sopravvivenza della, della, del distretto industriale in cui siamo immersi e soprattutto garantire che i giovani si fermino qui. Per questo dobbiamo offrire i servizi anche di alto livello, culturale, ricreativo e bisogna in qualche modo invertire il tempo. Trend, trend demografico. Valbelluna, vista come città diffusa, idea metropolitana totalmente diversa dai grandi agglomerati urbani, unica nel suo genere e proprio per questo da difendere e valorizzare. È un momento di riflessione e di studio perché noi amministratori, almeno questo è quello che penso io, siamo sempre così travolti dall'emergenza dell'ordinario, dal risolvere le buche, dal risolvere... e abbiamo poco tempo per fermarci, a riflettere, per fare strategia. Ecco, è proprio l'idea di introdurre una strategia che deve essere pensata e valutata con delle competenze e con delle riflessioni ben profonde, è un percorso che può prendere moltissimi spunti da qui. Adesso ancora torniamo alla cronaca, sono le 13 e 14 minuti. E torniamo, ancora abbiamo un quarto d'ora da trascorrere insieme. Torniamo alla cronaca, dicevo con i ladri scatenati. Dopo i due raid di furti infatti a Roncade che vi abbiamo raccontato in questi giorni, malviventi in azione a Villorba e Monastier. Qui, oltre a mettere a soquadro la casa, hanno anche rotto il salvadanaio di un bambino per portare via pochi euro. Alle 16.30 i ladri sono in via San Rocco, tornano per la seconda volta nel quartiere di Roncade Raziato il giorno prima. Alle 17.30 con tutta probabilità arrivano a Monastier e prendono di mira un'abitazione in zona residenziale, via Emilia. È Sara l'ultima a chiudere casa, lascia aperte due finestre con le zanzariere abbassate per far passare l'aria. Di lì a poco sarebbe arrivato il compagno. In pochi minuti i ladri entrano nella loro abitazione, addormentano il cane, mettono a suo quadro la stanza, la loro e quella dei bambini. Spacca il salvadanaio del bimbo più grande, sei anni, portano via una collanina e un orologio, ma lasciano impronte anche sull'armadio della camera. Ecco la foto, poi sul davanzale e sul fasciatoio del bimbo di un anno e mezzo, spostano un quadro, probabilmente per cercare una cassaforte. Sara e Luca non vogliono parlare, hanno affidato la loro rabbia ad un post tra i commenti del gruppo furti in corso. Sullo stesso social questa mattina è apparso questo post. Ladri a Villorba, anche in questo caso, si sono introdotti in un'abitazione con i proprietari all'interno. A Monastier i ladri erano ancora in casa quando Luca è rientrato, con lui c'era il bambino più piccolo. Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha annunciato l'intensificazione dei controlli, ha fatto un nuovo appello al controllo di vicinato, ma non nasconde la sua preoccupazione il territorio comunale impensierisce da questo punto di vista perché dove sono case sparse perché sono case sparse dove ci sono concentrazioni perché si pensa che sia qualcuno che magari vada al vicino no, dobbiamo tenere gli occhi aperti e le orecchie ben tesi ovunque e ripeto, quando c'è qualcosa che non ci quadra meglio una telefonata fatta per niente che una mancata telefonata quindi avvertiamo subito le forze dell'ordine raccogliamo questo invito quindi Meglio una telefonata in più alle forze dell'ordine per segnalare qualcosa che non va, come eh, si è detto. La politica adesso con il caso di Roberto eh, Marcato, infatti eh, c'è una sorta di corteggiamento di Indipendenza Veneta nei confronti dell'assessore eh, regionale. Sentiamo cosa pensa di lui, cosa pensa di Marcato, il segretario di Indipendenza Veneta, eh, in questa intervista. Io ho sentito dire molti adesso che fanno dei moniti no, verso Marcato attenzione, perché chi esce dalla Lega poi non rientrerà mai più. Stai attento, Roberto, eccetera. Ecco, io credo che un uomo libero debba seguire proprio eh, il suo cuore. Le orecchie di Roberto Marcato in questa settimana staranno fischiando a più non posso. Il suo nome rimbalza di frase in frase, di chat in chat, mentre il diretto interessato scansa dichiarazioni ufficiali e affida a Facebook frasi sibilline. Ma già da sabato ha fatto intendere che si sta guardando intorno. C'è chi lo vorrebbe creatore di una nuova Liga Veneta staccata dal Carroccio Salviniano. Un soggetto che potrebbe portare con sé non pochi leghisti delusi. E poi ci sono le sirene indipendentiste. Roberto si è sempre dichiarato indipendentista. È innanzitutto un amico, perché nei momenti di... dove diciamo, così ho avuto bisogno di chiamarlo anche per, il suo, per la sua empatia verso il popolo vento, è sempre stato disponibilissimo. Credo che Roberto sia diventato in qualche modo così invidiato da qualcuno, e i nomi magari li mettete voi, qualcuno ha iniziato a vedere in lui un avversario, per questa sua empatia con il popolo, per questo suo linguaggio, se vogliamo, molto basico, molto popolare, che però lo fa diventare un personaggio del popolo veneto, amato dai Veneti, anche per i voti che lui riesce a portare a casa. E io credo che nell'anima di Roberto ci sia sempre questa voglia di Veneto. Se quello del segretario di indipendenza veneta non è un endorsement, poco ci manca. Io credo che Marcato sia un uomo che può fare la differenza adesso. Che Può incardinare così anche i Veneti a seguire una strada diversa dalla politica italiana. Perché oggi il Veneto ha bisogno di un partito territoriale che si occupi esclusivamente dei problemi del Veneto. Quanto è alta la percentuale di un clamoroso passaggio lo sa soltanto marcato? Certo, pare difficile, possa concretizzarsi. Troppo alto il rischio di un salto nel vuoto, ma Indipendenza Veneta è convinta che sia l'unica strada per smarcarsi dalla Lega salviniana. Questo leone marciano che nasce nel cuore di ogni Veneto indipendentista come io e tanti altri, non c'è nella Lega di Salvini, se vogliamo essere sinceri. Poi se vogliamo giocare allora va bene tutto. Però la coerenza innanzitutto in politica per noi è un valore assoluto. Chi può portare avanti un'autonomia un'autonomia forte non questa, uno statuto speciale e, e, e chissà mai anche l'indipendenza, come auspichiamo noi, deve farlo perché lo sente dentro, a prescindere dal potere politico che si ha in questo momento. Altrimenti la politica diventa una specie di merchandising, di mercimonio. Adesso ci spostiamo, andiamo in un quartiere di Vicenza che è in lotta per eliminare il passaggio a livello, siamo ad Anconetta, un quartiere che chiede al nuovo sindaco Giacomo Possamai di sostenere la battaglia per interrare i binari della tratta che va da Schio a Vicenza. Niente giganti di cemento, niente ponti, no ai cavalcaferrovia, no tanto più ai treni che passano sopra la testa di chi vive e lavora ad Anconetta. Il quartiere oggi rilancia la sua battaglia per eliminare il passaggio a livello ferroviario che causa chilometri di coda per diverse ore al giorno. Qui la battaglia per il futuro ha una sola parola d'ordine: la parola d'ordine è una sola, i treni in trincea. I cittadini e i commercianti del Comitato Anconetta Futuro hanno le idee chiare. La soluzione al problema del loro quartiere deve avere basso impatto ambientale e paesaggistico e questo è possibile solo mandando in trincea il treno della tratta Schiovicenza. Non ci sono alternative, è l'unico modo per ricucire il quartiere, riqualificarlo, risolvendo allo stesso tempo anche il problema dell'eliminazione di un altro passaggio a livello, quello di via dei Camaldolesi. Anconetta Futuro e il quartiere si sono espressi con un documento protocollato in comune in marzo per invece l'interramento dei binari è una soluzione che risolverebbe entrambi i passaggi a livello, quello di Via Camaldolesi e quello di eh, Anconetta eh, con un impatto ambientalistico pari a zero. Abbiamo visto a Modugno, dove siamo andati di recente a vedere l'opera, un'opera simile che è possibile ad un costo accessibile. Eh, in particolare chiediamo eh, solo di realizzare un unico binario in questo in questa posizione, in cui i due binari non ci stanno, anche perché non ci staranno in tutta la tratta Vicenza Schio, quindi è inutile intestarsi a volerlo fare qua con un aumento dei costi. Insomma, inutile cementificare ancora di più il quartiere Anconetta mettendolo sotto a un ponte o a un cavalcaferrovia. Inutile creare un altro gigante di cemento, poi in via dei Camaldolesi. Invece si risolverebbe tutto interrando i binari, che poi è la stessa richiesta per la TAV a 7K. Perché il basso impatto paesaggistico vale sia a Vicenza Est ma anche ad Anconetta dove non passa all'alta velocità ma dove da mezzo secolo la gente coabita con il passaggio a livello, con le code, con il traffico e lo smog. Ecco perché i cittadini chiedono un incontro con il nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. In fase preelettorale si era dichiarato molto disponibile e anzi entusiasta per questo tipo di progetto. Però dobbiamo lavorarci e lavorarci subito. Il Comitato Anconetta Futuro è pronto al dialogo, ma avverte subito che eventuali decisioni calate dall'alto non saranno assolutamente accettate. Non accetteremo così come passivamente. Noi siamo disponibili ad andare in strada, muoversi. Portiamo tutta la gente qua di Anconetta a fare le nostre rimostranze. Adesso andiamo a Padova, un altro dei temi che hanno caratterizzato questi ultimi giorni è quello delle famiglie arcobaleno. Eh, vediamo quali sono i sviluppi però tra un attimo, prima una brevissima pausa. 13.25, ancora un po' insieme, facciamo in tempo a parlare delle famiglie arcobaleno, tema di attualità a Padova soprattutto, dove il Tribunale ha impugnato gli atti di nascita dei figli di due mamme, il sindaco Giordani però promette che ricomincerà presto a registrarli di nuovo. Striscioni con lo slogan Siamo Tutte Famiglie, il gruppo Famiglia Arcobaleno del Veneto ha lanciato un appello ai cittadini e all'istituzione pubblica ad esporre alle finestre e sui balconi uno striscione per sostenere le mamme che si sono viste impugnare a Padova gli atti di nascita dei figli registrati a partire dal 2017 dal sindaco Sergio Giordani. Proprio il primo cittadino padovano ha detto che sta attendendo in questi giorni il parere dei legali per poter poi ricominciare a registrare nuovamente i figli di coppie formate da due mamme. Sto aspettando che i nostri avvocati sia esterni che interni si esprimano ancora con più chiarezza, per tranquillità, ma non per problemi personali. Non voglio creare problemi, nel senso creare aspettative e via dicendo. Per cui sarà questo altre 7-8 giorni quando avrò via libera. Se avrò via libera nel senso giuridico ricominceremo con tranquillità. Entro al massimo una settimana dunque se ci dovesse essere il parere positivo dei legali del comune Giordani conferma che tornerà a registrare i figli di coppie di mamme in attesa che il Parlamento legiferi e faccia chiarezza su questo tema così delicato che riguarda i diritti dei bambini. Se poi il Parlamento delibera che non si può, non lo faccio. Io seguo le regole, sono un uomo in istituzioni per cui il Parlamento dice non si può fare questa cosa, non la faccio. Oggi è proibito i maschi, non li faccio assolutamente. Non è chiaro, c'è un voto, nonostante qualcuno dice no, c'è una, una normativa, non c'è, c'è una circolare, per cui io mi adeguo, come coscienza penso sia giusto, non fare differenza tra serie A e serie B, tra bambini in serie A e bambini in serie B. Tutto qua. Questo dunque è il pensiero del sindaco Giordani, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, gli sviluppi eh, giuridici, legali a questo punto. Adesso andiamo a Bassano dove c'è stato il Consiglio Comunale, si è parlato di molti eh, temi di attualità, ma anche di case di riposo che è un tema scottante. Sentiamo. Isaac, Villa Serena, Piano Mar. Case di riposo pubbliche e private, strategie politiche che condizioneranno il futuro della città e rapporti di potere scuotono il Consiglio Comunale Bassanese, dove è piombata all'ultimo minuto l'interrogazione delle minoranze sull'evoluzione dell'assetto dei servizi per anziani in città. Per l'amministrazione pavana, rappresentata in questo caso dal vice sindaco Andrea Zonta, il problema dell'ISAC non è gestionale, ma strutturale. Il problema non è pertanto una questione di gestione, ma è insito in una struttura di accoglienza vetusta molto dispersiva e con problemi di tipo strutturale di accessibilità e di sicurezza antincendio, estremamente energivora e costosa, che non garantisce un risultato sostenibile dal punto di vista economico, costi energetici e costi organizzativi, ma soprattutto riguardo al benessere dei nostri anziani ospiti e dei loro familiari. Insomma, Villa Serena non è più adeguata. E benvengano per la Giunta Pavan i progetti dell'ISAC di dismetterla per portare gli anziani in una nuova ala della residenza Sturm. L'amministrazione comunale guarda con favore all'iniziativa del, all del CDA di ISAC perché delinea una soluzione, anche se parziale, ad un problema che ormai non può essere procrastinato. E lo fa partendo da risorse economiche proprie con un piano finanziario sostenibile. Se l'amministrazione parla di problemi strutturali, l'opposizione ricorda cos'è accaduto solo poche settimane fa, proprio in Consiglio, dove il CDA, guidato da Clemente Peserico, è stato sfiduciato quasi all'unanimità dall'Assemblea. Ma quando il vice sindaco asserisce che non si tratta di problemi di gestione, ma di problemi di edificio, Beh, smentisce ciò che hanno votato tutti i consiglieri, quasi tutti i consiglieri comunali di questo Consiglio, che hanno sfiduciato un CDA per problemi di gestione, cioè non hanno criticato un, un CDA per problemi di gestione, lo hanno sfiduciato. A questo punto vanno osservate, secondo l'opposizione, le dinamiche che hanno portato allo svuotamento di Villa Serena. Villa Serena si è svuotata nel tempo soprattutto per problemi di gestione. Perché fino a prima del Covid l'edificio versava grosso modo, nelle condizioni in cui versa anche oggi, Villa Serena era quasi pieno. Si è svuotato in parte col Covid, come tutte le altre case di riposo. Poi dopo il Covid le altre case di riposo sono tornate ad essere piene. Talune persino con liste d'attesa, Villa Serena è vuota per due terzi. E non è tutto. Ecco l'eclatante notizia raccolta dai consiglieri. Io so che da dopodomani, primo luglio, non ci sarà più un lavoratore Isaac presso Villa Serena. Lo stanno scientificamente svuotando Villa Serena. E ora sono in molti a chiedersi se l'annunciata dismissione di Villa Serena e l'arrivo di nuove case di riposo con il piano MAR sia solo una coincidenza. Temo che non sia una coincidenza quello che abbiamo assistito in questa settimana, cioè. La scientifico, lo scientifico svuotamento di Villa Serena e la perdita per strada dei 170 posti di Isaac e una prefigurata variazione di, di sanzione urbanistica di un piano importantissimo di riqualificazione urbanistica che volgerà lo sguardo, come del resto il soggetto, eh, il soggetto privato che lo gestisce ha già fatto anche in altri ambiti, verso l'assistenza agli anziani. E' questa dunque la discussione in consiglio comunale a Bassano, case di riposo, vedremo e seguiremo, la nostra redazione seguirà gli sviluppi anche nei prossimi giorni. Siamo arrivati davvero alla fine di questo Focus Tg, siamo stati insieme dalle 12 fino adesso, speriamo di avervi tenuto compagnia e di avervi dato qualche informazione in più su quello che succede a nord-est. Vi rimando a tutto il resto della nostra programmazione al pomeriggio e poi naturalmente a questa serie notiziari. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti. 何